Ciao a tutti e benvenuti in questo breve vlog informativo nel quale devo dirvi due o tre cosette abbastanza importanti, insomma. Allora, prima fra tutte, da sabato 20 agosto, ossia dopodomani, fino al sabato successivo, 27 agosto, partirò per una breve vacanza. Ora, a voi della mia breve vacanza non frega una ceppa e sono d'accordo, ma se vi dico così vuol dire che di conseguenza si innesca qualche altra cosa, no? Fatemi parlare. Allora, praticamente, cosa cambierà in questa settimana? Cosa succederà in questa settimana? Cambierà la normale programmazione del canale, perché di conseguenza al fatto che non ci sono non posso registrare, quindi metterò in pausa le tre serie che ci sono attualmente, ossia Mass Effect 3, Resident Evil 4 e il DLC di Outlast, che riprenderanno poi la normale programmazione dalla settimana dopo, mi sembra dal lunedì 29. Comunque sul calendario, il calendario è aggiornato, quindi consultatelo quando volete per sapere quando riprendono queste tre serie. Ora, in questa settimana però, anche se queste serie le metto in pausa, ci sarà una fra virgolette new entry, perché in realtà non è una new entry, è un gioco che avevo lasciato in sospeso per mancanza di tempo, ed è la coop che avevamo cominciato con Leo di The Division. In questi giorni ci siamo riusciti a reincontrarci finalmente dopo un sacco di tempo e siamo riusciti addirittura a finire il gioco, quindi abbiamo finito The Division, la campagna principale è tutta fatta e quindi comincerò la programmazione da domenica 21 alle 12, tutti i giorni ci sarà The Division. Ora, sempre in riferimento al fatto che non ci sono, qualora ci fossero commenti sotto a The Division e non vi rispondo, non ve la prendete, ma sono impossibilitata a rispondervi. Perché? Perché vado in montagna ad un'altezza vertiginosa e non ho possibilità di collegarmi ad internet in nessun modo. Il mio operatore telefonico lì su non piglia proprio, ma manco mezza tacca, quindi non posso accedere a questa tecnologia di cui ormai nessuno di noi può fare a meno per un'intera settimana, ahimè. Ma forse è meglio così, mi disintossico, mi rilasso, spengo il cervello, tutta una serie di cose, ma va bene così, insomma. E risponderò ovviamente a tutti quanti, sempre che ci fossero commenti, al mio rientro, questo è ovvio. Che altro vi volevo dire? Sì, un'altra cosa, mi sono fatta un piccolo appunto, perché sapete tutti che non mi ricordo mai una ceppa, quindi... Allora, un'altra cosa che forse avrete notato, non lo so, ho accorciato i tempi degli episodi, ossia invece di farli di 25-30 minuti, ho cominciato a farli tra il quarto d'ora, 20 minuti, anche sotto il quarto d'ora. Sotto il quarto d'ora soprattutto con il DLC di Outlast. Questo perché? Perché ho fatto dei test e in pratica caricare un video di un quarto d'ora sul canale ci impiego 2 ore scarse, mentre caricarne uno tra i 25 e mezz'ora ci impiego quelle 3 ore, 3 ore e mezza, insomma, voglio dire, accorcio di tanto. Quindi per le serie dove potrò farlo, è ovvio, perché ci saranno comunque serie dove non potrò rimanere nel quarto d'ora, perché magari in quel quarto d'ora non succede niente, no? Quindi mi regolerò io, però nelle serie dove potrò accorcerò sicuramente i tempi di ogni episodio. Quelle che non potrò, tipo Mass Effect, rimarrò sempre tra i 20 e i 30 minuti, cioè non è che si possono fare miracoli, perché per esempio nel DLC, in un DLC come Outlast o in una serie come Resident Evil 4, in un quarto d'ora può succedere tutto, quindi lì si può fare, ma nelle serie dove non si può fare, non si fa. Detto questo, mi sembra di avervi detto tutto. Per chiudere, io vi ringrazio tutti quanti di cuore, dal primo all'ultimo, ma ci tengo a ringraziare alcuni di voi che mi danno continuamente suggerimenti e consigli.
avete capito che sono nabba? No, scherza. Beh, Resident Evil non mi sono mai sentita così nabba in vita mia, ragazzi, cioè, ve lo dico. Proprio veramente non riesco proprio a entrare in quelle meccaniche di gioco. Non ci riesco, Poi c'è Ash che è veramente una piattola, cioè voglio dire, mi sta incollata come una goma, almeno mettete di lato, cioè, ma come hanno fatto a fare una cosa del genere? Boh, vabbè. Comunque, difficoltà a parte, sto portando a termine anche Resident Evil, arriverò alla fine di... Io arrivo sempre alla fine di tutto, mi piace o non mi piace un gioco, ci riesco bene o ci riesco male, io un gioco, se lo comincio, lo devo finire. Quindi non succederà mai che vedrete sul mio canale un gioco sospeso al terzo episodio, quarto episodio o addirittura al primo. No, non frega niente. Piace a voi, non piace a me, non piace a voi, non piace a me, non piace a nessuno. Io comunque arriverò sempre a completare il gioco. Cioè, quindi io non sto a guardare le visual, anche perché di visual ne ho poche, ma quelle poche mi bastano e mi avanzano, quindi sono contenta così. Però ci tengo a ringraziare appunto alcuni di voi che sono, e spero di ricordarmi di tutti, e, appunto, per consigli e suggerimenti molto molto preziosi, che apprezzo molto, quindi grazie ancora. Ricky, Carbon, Drake, Marco, Giulio, Jason, Fire, Lisux, a Lisux gli piacciono i giochi horror, Lisux, Alex, e niente, detto questo, veramente adesso chiudiamo qui questa chiacchierata tra amici, e niente, ci sentiamo in un prossimo gameplay sicuramente. Ciao a tutti.